Eccoci nuovamente insieme sugli schermi di La TV, benvenuti alla notizia. Oggi ci occupiamo ancora una volta del processo Sanitopoli, altra udienza molto importante, quella che si sta svolgendo nella giornata di oggi, iniziata questa mattina, come è oramai consuetudine per noi a Palazzo di Giustizia di Pescara. C'era Carmine Perantuono, buongiorno Carmine. Buongiorno Tony. Allora è stata un'altra giornata, come dire, intrigante. Sì, oggi in mattinata sono stati sentiti tre dei testimoni dell'accusa, quelli convocati dalla Procura della Repubblica di Pescara, dai PM che seguono questo processo, vale a dire l'ex procuratore capo Nicola Trifuoggi, i procuratori Bellelli e Di Florio, i tre testimoni che finora hanno risposto alle domande appunto della Procura della Repubblica, ma anche al controesame dei vari avvocati, sono stati Antonio Balestrino, che ha sostanzialmente proseguito il suo esame dall'udienza precedente, l'ex manager della ASL di Pescara, Marco Gelmini, l'ex segretario di Rifondazione Comunista, ed Enrico Paolini, l'ex vicepresidente della giunta regionale guidata da Ottaviano Del Turco. L'esame di Paolini è iniziato in tarda mattinata, per cui mentre andiamo in onda è in corso anche la parte conclusiva, diciamo, di questa sua testimonianza, anche con le domande da parte dei difensori. Ma andiamo con ordine, iniziamo da Balestrino, Tony, perché Balestrino ha sostanzialmente continuato la sua deposizione su uno dei momenti in cui si incardina questa inchiesta, questa grande inchiesta Sanitopoli, ed è appunto la questione della certificazione dei crediti di Villa Pini. Siamo in uno spazio temporale che è quello a cavallo tra il 2007 e il 2008, e in particolare al 17 dicembre del 2007, un lunedì a mezzogiorno, Lamberto Quarta convoca una riunione all'Aquila presso la Regione. Sono presenti l'assessore Mazzocca, l'avvocato della Regione Pasquali e sei manager delle ASL abruzzesi, i manager allora in carica. Si parla dell'operazione legata alla delibera numero 58 che poi verrà tradotta in una delibera, quella la delibera 58 del 29 gennaio 2008, che in sostanza dà il via libera a questa inchiesta Sanitopoli, perché in questo caso con questa operazione, con questa riunione prima e quindi poi con questa delibera di giunta poi, la giunta Del Turco approva un'operazione che consente di saldare attraverso la Deutsche Bank dei crediti d'oro che sarebbero stati ceduti dalla banca da Angelini, crediti che invece molti ritenevano inesigibili. Si tratta di 15 milioni di euro di crediti e i manager vengono convocati in questa riunione all'Aquila. L'unico manager che non firma questa operazione è proprio Antonio Balestrino. Balestrino nella sua deposizione ha ricordato tutti i momenti di quella convulsa mattinata nella quale vi furono, oltre ai manager della regione, in un tavolo tecnico presenti anche i responsabili dell'assessorato alla sanità, e vi fu a un certo punto anche l'intervento, molto breve peraltro, del dottor del Concilio. Chi è Del Concilio? È il referente maggiore della Deutsche Bank per condurre in porto proprio questa operazione risanamento per alcuni, e invece per altri un'operazione un po' più torbida riguardante i conti della sanità abruzzese. È un ex promotore finanziario che è considerato un punto di riferimento per Del Turco e il suo staff. Il dottor Del Concilio appare anche lui presente in questa riunione con i manager che stavano affrontando il problema della certificazione dei crediti, per spiegare appunto tecnicamente come Deutsche Bank avrebbe proceduto a questa operazione. Operazione alla quale Balestrino non vedeva chiaro, perché riteneva che alcuni dei crediti di Villa Pini non erano esigibili perché legati a prestazioni inappropriate, di qui appunto la sua mancata firma in quel verbale. E noi abbiamo la possibilità, certo, Carmine, di vedere
una tranche dell'intervento in aula di Balestrieri. Che è proprio il momento in cui l'ex direttore della ASL di Pescara, Toni, racconta proprio il clima piuttosto teso, piuttosto anche definito un po' surreale, di quella mattinata. Ascoltiamo. Io ho temporalmente diviso quella giornata in due momenti. Un primo momento con gli staff, con le direzioni generali, seduti intorno al tavolo, chiesi una soluzione. Credo che abbiamo dei problemi per recuperare il video, oltre all'audio della testimonianza di Balestrino. No, in attesa allora che la regia ci faccia un cenno al momento in cui tutto è pronto per questa registrazione appunto dell'intervento in aula dell'ex manager dell'ASL di Pescara, Antonio Balestrino. Ti volevo dire, in buona sostanza, diciamo che questo è come dire, l'aspetto focale di tutta l'inchiesta. È come dire che la Procura ha messo il dito in questa piaga iniziale. Esatto, perché inizialmente questa inchiesta Sanitopoli, almeno nei confronti della giunta del Turco, nasce proprio come costola di un primo fascicolo che venne aperto relativo proprio alla cessione dei crediti di Villapini a questa operazione attraverso Deutsche Bank, per cui vennero peraltro indagati tutti gli assessori regionali che firmarono quella delibera, la 58 del 29 gennaio 2008, compresi altri che poi vennero ritenuti estranei alle vicende legate alle tangenti. Sostanzialmente da qui iniziarono i sospetti da parte della Procura di Pescara rispetto ad un asse preferenziale nei confronti diciamo della giunta regionale, nei confronti del gruppo Angelini, del gruppo sanitario Angelini, perché appunto venne proposta questa cessione dei crediti attraverso Deutsche Bank. In realtà poi l'inchiesta è destinata ad allargarsi e dall'altro punto di vista c'è da aggiungere che furono tentate queste operazioni anche nei confronti di altri gruppi della sanità privata, proprio per avere una certificazione e comunque una definizione dei crediti. Ovviamente però la testimonianza di Balestrino, che adesso credo sia pronta, sì, Toni, ci ricostruisce proprio il clima di quei giorni. Il problema è stato rapidamente risolto, ascoltiamo Balestrino. Seduti intorno al tavolo, chiesi una sospensione per far sì che insomma, ci fosse un momento di riflessione, probabilmente anche un confronto più diretto tra il settore generale, perlomeno tra tutti i lavori. La seconda parte della mattinata, che iniziò verso poco, una mezz'oretta dopo, quindi ci troviamo intorno alle 11:30, mezzogiorno meno un quarto, vide la presenza di funzionari regionali, i quali, essendo in quella seconda parte della mattinata intervenuto anche il rappresentante di Deutsche Bank, Fabio De Concini, che aveva spiegato, ribadisco, le motivazioni, o perlomeno aveva esposto le motivazioni e soprattutto il dato oggettivo che doveva si procedere in quella giornata. Tant'è che ricordo insomma nella volta scorsa la famosa espressione no, o firmare o morire, chiaramente era una parafrasi che io ho utilizzato, non è stata un'espressione diretta della persona, era una parafrasi che io in sede di interrogatorio ho usato per significare che eravamo in una condizione che ci veniva presentata come una giornata da punto di non ritorno. Tra l'altro aggiungo con un tavolo che non era solamente rappresentato dal sottoscritto e dal direttore amministrativo di soggetti non concordi per quella immediatezza temporale, ma c'erano anche altri funzionari, tra il direttore amministrativo di Sulmona Avezzano, che se non altro perché era il direttore amministrativo e non il direttore generale in quel momento non presente, aveva tutti i dubbi di direttamente alla fermatezza del proprio comportamento. Il direttore amministrativo di Sulmona Avezzano, quindi aveva tutti i dubbi in ordine alla fondatezza insomma, di quel comportamento, sia per le motivazioni che mi sembra di aver capito, ma è una mia percezione, tutto sommato in qualche maniera capiva anche lui,
e sia perché di fatto si trovava in quel momento a rappresentare l'azienda in una maniera molto alta rispetto a un problema molto forte. Tant'è che ci veniva detto, ma voi che siete funzionari di alto livello dovreste assumere delle responsabilità. In quella sede tant'è che appunto funzionari presenti, allora quando io recepì definitivamente insomma la mia posizione, presero carta e penna e allora verbalizziamo questa sua posizione. Devo dire con molta chiarezza che vi confermo lo stato d'animo. Io ero in quella sala dalle 9 alle mezza del mattino, esisteva un progresso anche emotivo che posso assicurare non era certamente dei migliori, sia anche proprio come clima ambientale, si erano fatte nel frattempo alle ore 13:04, forse 13:30. Io avevo esposto ampiamente dinanzi a tutti i testimoni della posizione, avevo una delibera del pubblico ufficiale dell'azienda, che era la delibera 138, che dichiarava le motivazioni e i termini del comportamento dell'azienda e dissi che non c'era bisogno di ulteriormente rimetterci a verbalizzare e quindi sottoscrivere delle cose che avrebbero avuto sicuramente un carattere di estrema genericità e provvisorietà, che era tutto scritto nella delibera ed era che è tutto testimoniabile da quello che stava una condotta sostenuta dall'altro e quindi lascerà. Cosa le disse il funzionario d'oro ciuffante intervenuto in quella circostanza? Ma magari ricorda il nome, siccome l'ha detto prima Fabio De Concini, ricorda anche il nome dell'altro. Il nome dell'altro che ho la percezione, ma è la mia percezione, che probabilmente non so se poi nella dimensione dei ruoli fosse proprio un funzionario, perché mi sembrava avere più una funzione insomma di riquadro, di una segreteria, cioè di un aiuto, insomma, di un accompagnatore anche rispetto alla presenza di questa figura. Dunque, aspetta, ha risposto, non sono io. Questo allora dunque l'intervento di Balestrino. A seguire c'è stato un altro personaggio politico ed è stato un altro momento importante dell'udienza di questa mattina, perché parliamo di colui che è stato all'epoca dei fatti, era segretario regionale del Partito della Rifondazione Comunista. Perché è importante? Perché Rifondazione Comunista faceva parte della maggioranza che guidava la regione Abruzzo appunto con la figura di Del Turco, ma Rifondazione Comunista fece un esposto, Carmine. Sì, fece un esposto che Gelmini ha ricostruito nella dichiarazione che ascolteremo tra poco, che appunto fece seguito anche a alcune interrogazioni che, pur essendo all'interno della maggioranza, i consiglieri regionali di Rifondazione proposero all'allora assessore Mazzocca circa appunto la inappropriatezza delle prestazioni del gruppo Villapini, e sono gli stessi dati che sono stati al centro anche ad esempio delle analisi di Luigi Pierangeli, il presidente dell'AIOP, che abbiamo appunto visto e approfondito nelle altre trasmissioni in cui abbiamo seguito questo processo, vale a dire dei dati secondo cui in passato, quindi fino al 2005, perché le interrogazioni risalgono diciamo al 2006-2007, in qualche modo insomma, fotografo uno stato di assoluta inappropriatezza e anche di ricoveri ripetuti, di vari escamotage che avvenivano nella clinica di Enzo Angelini. Quindi possiamo ascoltare anche l'intervento l'intervento di Gelmini. Via. Noi abbiamo, quando io sono diventato segretario regionale di Fondazione, abbiamo costituito dei gruppi di lavoro composti da dei tecnici, in particolare sulla sanità, un gruppo di lavoro regionale che si occupa di persone impegnate, anche ex amministratori, non tutti facenti parte del nostro partito, ma persone altamente qualificate che hanno cominciato a lavorare al piano di risanamento della sanità abruzzese ben prima che diciamo c'era tutto adesso. Quindi questo gruppo di lavoro seguiva sistematicamente anche il nostro assessore, i nostri consiglieri regionali, forniva le linee da tenere sia in giunta che nell'ambito dei confronti in consiglio regionale e al sottoscritto nell'ambito dei confronti regionali, perché avevamo preteso che fosse costituita una cabina di regia che si confrontasse su tutte le scelte che la regione doveva fare, in particolare sulla sanità. Nell'ambito di questo lavoro
istituzioni che anche in questo caso sono ben presenti, e sulla base dei dati che ci venivano forniti il nostro gruppo di lavoro elaborava delle risultanze che poi portavamo o con proposte nell'ambito di discussione di maggioranza, o con proposte in consiglio o nell'ambito della giunta attraverso i nostri rappresentanti. Nel caso specifico, visto che non ci venivano fornite le risposte ufficialmente, visto che queste risposte erano fondamentali per il risanamento del sanitario francese, dopo aver ripetutamente richiesto i dati con interrogazioni continue, e visto che i dati ufficiali delle schede di dimissione obbligatoria sono stati pubblicati dall'Agenzia Regionale Sanitaria, noi sulla base di quei dati abbiamo prima di tutto avanzato delle osservazioni con le interrogazioni, e poi, visto che le risposte non venivano, abbiamo formulato questi esposti alle procure, visto che si trattava, secondo noi, di correggere il tiro nell'ambito di evidenti distorsioni che contestavamo il fatto che c'erano dei tassi di occupazione di posti letto che erano esagerati, quindi si utilizzavano o letti che non erano convenzionati dalla regione, in particolare avevamo individuato i casi di Villatini che costano sul tasso di occupazione dei posti letto. Scrivo nelle nostre dichiarazioni, avevamo delle tabelle di occupazione che andavano 234 o 141, che significa che bisognava triplicare i posti letto che dovevano essere convenzionati per avere queste risultanze, e quindi evidentemente o si utilizzavano dei sistemi che noi non sappiamo quali potevano essere, oppure si utilizzavano dei posti letto non convenzionati, la regione pagava. E quindi noi abbiamo sollevato questo dato: com'è possibile che ci siano dei tassi di occupazione di questa natura non avendo questi posti letto convenzionati? E quindi abbiamo chiesto con le interrogazioni e anche con questo esposto di sapere come mai questa situazione non veniva attenzionata e non si andava a richiedere un chiarimento su questa situazione. Come avete ascoltato, Gelmini ha parlato di evidenti, come dire, incongruenze nei numeri che appunto Rifondazione Comunista all'epoca stava esaminando. E la difesa, Carmine, che cosa ha detto? La difesa, l'avvocato Cagliazza ha posto soltanto due domande a Gelmini, la difesa di Del Turco, anche insomma con toni di voce piuttosto sostenuti. La domanda è stata questa: sostanzialmente lei, avendo fatto poi insomma queste interrogazioni, questi esposti, è al corrente del fatto che la giunta Del Turco, probabilmente anche grazie a questo stimolo, ha decurtato circa 67 milioni di prestazioni a Villapine per ricoveri non dovuti a seguito delle ispezioni che sono state attivate? Cioè, sostanzialmente Cagliazza sottolinea il fatto che proprio per l'inappropriatezza di queste prestazioni a Villapine, la giunta Del Turco quelle prestazioni non le ha mai pagate. Questo è stato, diciamo, il senso della domanda e della presa d'atto nella risposta da parte dello stesso Gelmini. E poi è arrivato il momento molto atteso, se vogliamo, ovvero sia della deposizione di Enrico Paolini, che è un altro personaggio importante in questo procedimento, perché all'epoca dei fatti era vicepresidente della giunta guidata da Ottaviano Del Turco. Sì, un momento mediatico anche abbastanza atteso, perché insomma il primo scontro in aula tra l'ex presidente e l'ex vicepresidente. Ex vicepresidente che è oggi un testimone di accusa, perché anche egli fece delle denunce in procura della Repubblica a seguito di una serie di fatti che è ricostruito oggi nell'ambito della sua deposizione. Ricordiamo che Paolini fu nominato assessore quando era sostanzialmente segretario regionale del Partito dei Democratici di Sinistra, una delle componenti che appunto portarono alla vittoria delle regionali nel 2005, poi venne sostituito in questo ruolo da Stefania Mistigoni. Lui venne nominato vicepresidente della giunta regionale e portò all'interno della giunta alcune posizioni da parte del Partito Democratico, in particolare da parte di chi seguiva la partita della sanità, su cui Paolini ha dichiarato di non avere particolare dimestichezza, vale a dire però istanze che venivano ad esempio dalla Presidente della Commissione
Sanità Antonella Bosco per modificare in particolare alcune parti della proposta di piano di riorganizzazione della rete ospedaliera privata, quindi il piano dei posti letto, quando si parlava dei famosi tagli. Anche qui siamo a cavallo tra il 2006 e 2007 e vi furono anche momenti di grande tensione all'interno della maggioranza e della stessa giunta del Turco, che appunto è stato, sono stati ricostruiti nella deposizione di Paolini. Un primo momento di tensione si ebbe già, si ebbe ad esempio anche sulla quella famosa delibera sulla Deutsche Bank di cui parliamo prima, perché quella delibera, ed è questo il motivo per cui venne indagata l'intera giunta tranne Enrico Paolini e Betty Mura, appunto Paolini non fu presente nel momento in cui fu votata la delibera, la famosa delibera 58, quella appunto la cessione dei crediti di Villapini attraverso la Deutsche Bank, perché non era presente, si trovava a Milano per partecipare alla BIT. E poi Paolini ha prodotto in aula anche l'ordine del giorno in cui questo argomento della convocazione della giunta, a cui comunque non avrebbe potuto partecipare, in cui questa delibera 58 non era presente. Ma lo scontro vero e proprio appunto vi fu sul piano di riordino della rete ospedaliera pubblica e privata. Paolini ha parlato chiaramente, e lo sentiremo, di incomunicabilità con il presidente del Turco, con l'assessore Mazzocca, insomma di un clima di grande tensione tra la componente dei democratici di sinistra e Rifondazione e probabilmente, e credo anche Italia dei Valori in quella fase da un lato, e diciamo gli uomini che invece erano più legati al presidente del Turco, vale a dire lo SD l'assessore Bernardo Mazzocca. Vi fu una fase in cui poi a seguito di questa tensione il DS presentò, il Partito dei Democratici di Sinistra presentò 11 o 13 emendamenti per modificare, secondo le proposte, proprio le controproposte vagliate dal partito, quel piano di rientro. Quel piano venne emendato dal punto di vista politico, vi fu una riunione in cui vennero raccolti tutti gli emendamenti, alcuni all'unanimità, alcuni a maggioranza, però accadde poi una cosa particolare, che quando si passò a ratificare in giunta quel testo, che erano oltre 600 pagine, ha raccontato Paolini, Del Turco abbandonò la riunione. Paolini si trovò a presiedere quella seduta di giunta regionale e quegli emendamenti sostanzialmente vennero sconfessati in una stesura molto tecnica, che loro firmarono fidandosi tutti gli assessori, ma che in realtà, secondo una successiva ricostruzione da parte del partito dei Democratici di Sinistra, in particolare di Antonella Bosco, sostanzialmente snaturò tutta quella serie di emendamenti. E quindi Paolini a quel punto si sentì in qualche modo buggerato da questo atteggiamento e crebbe la tensione nei confronti del Turco e Mazzocca. Vi furono anche telefonate molto, molto roventi, e addirittura vi fu il famoso episodio per cui Del Turco avrebbe chiesto a Fassino le dimissioni di Paolini. Quegli emendamenti Paolini li ha poi portati dritti in Procura della Repubblica e anch'essi hanno contribuito all'intelaiatura di questa accusa. L'abbiamo già visto per un attimo, ora lo vediamo e lo ascoltiamo appunto. Enrico Paolini. Io fui in una riunione di partito, addirittura vista la incomunicabilità, diciamo, si era creata in settori anche della maggioranza, l'assessorato, la presidenza, fu incaricato dal partito di seguire io personalmente. Io finché potetti cercai di evitare, perché non sono particolarmente competente, mi fu detto, essendo il leader della delegazione di giunta maggioritaria, era mio dovere costruire degli emendamenti che erano delicatissimi e molto importanti per il piano di ordine, secondo l'opinione del mio partito e di molti partiti della maggioranza, e quindi che io personalmente, per l'autorevolezza del ruolo, avrei dovuto portarlo in maggioranza. Così fu fatto un lavoro molto selettivo con la dottoressa Costa, che era in malattia, quindi molto delicato. Mi ricordo che andare a casa sua un po' per elaborare questi 13 emendamenti, anzi 11, due li aggiunse Marco Gellini a nome di Commissione Comunista, che diventarono 13 emendamenti, e io li portai in maggioranza con un tale primi di gennaio, una data precisa se l'avrei scritto da qualche parte, ma comunque primi di gennaio dell'anno, in cui un clima di tensione, direi, di confronto molto aspro, per essere
precisi, comunque un confronto di contenuti. Naturalmente questi 13 emendamenti furono approvati molti all'unanimità, alcuni a maggioranza, ma furono tutti approvati. Io certificai con la mia firma, questo mi hanno richiesto, mi è richiesto dal mio partito e dagli altri esponenti, e mi allegai a una successiva denuncia e una segnalazione che ho fatto dal Procuratore della Repubblica. Posso pure esibire il nostro Presidente al testo, ovviamente agli emendamenti annotati. Sinteticamente, tutta l'argomento, il piano di ritorno e gli emendamenti cosa andavano a incidere su questo piano di ritorno. Guarda, sono emendamenti molto tecnici, quindi c'è scritto il rito dove vanno, cioè la sostanza era, che non essendo io un esperto non ne saprei dire di più, era quello di avere un piano di ordine che fosse equilibratamente differenziato a seconda delle condizioni specifiche degli operatori privati, questa era la sostanza. Esattamente il contrario di quello che sostenevano altri esponenti della maggioranza, che parlavano di un trattamento indifferenziato nei confronti di tutti gli esponenti privati. Io sicuramente l'amico Cesarone, che abbiamo un dibattito pubblico sui giornali, riportato nei giornali, ma credo che ci siano anche altri, adesso non vorrei, non vorrei citare, cito lui perché sono sicuro, non perché è l'unico. Se c'è un articolo anche del centro di risposta. Sì, c'è un'intervista, ma non ci interessa l'intervista. No, vabbè, ma questo siccome l'interesse che lei ha visto sui giornali, non ci interessa perché si dicono cose che non hanno diritto di cittadinanza nel processo. Lei ti dica quello che ho chiesto io, se lei ha già risposto. Il capogruppo del nostro team disse che era corretto, sarebbe stato corretto anche per i migliori avere un trattamento di indifferenza, o meglio sulla formula uguale per tutti, una percentuale di riduzione uguale per tutti. Che stato sì. Sì. Ricordo lui perché era capogruppo, quindi sì. Esprimeva un punto di vista penso collettivo. Lei è passato di parlare di questa vicenda con l'assessore Mazzocca? Durante la maggioranza sicuramente sì, perché per l'altro sono stato vicino a me, io la presiedevo io la maggioranza, e quindi parlavamo dei singoli emendamenti, in qualche caso siamo d'accordo, in qualche caso no, non mi ricordo il dettaglio, comunque sia stato vicino a me, e governando diciamo questa riunione, dicendo tutti i consiglieri regionali della maggioranza, tutti gli assessori, più i segretari politici dei partiti, quindi saranno state 30 persone, 25 persone, 30 persone. Ma c'è un dibattito sugli emendamenti? Su alcuni sì, mi ricordo, su altri meno. Perché? Il Presidente sosteneva la tesi, probabilmente fondata, che c'erano dei tempi molto stretti per approvare le libere e fare la procedura, e quindi si cercava di condizionare la discussione in tempi molto stretti, e allora io cercavo di governarla andando a vedere soltanto chi non era d'accordo con l'emendamento, era una procedura rapida per cercare di essere veloce. Ma questo anche l'assessore? Su alcuni, non mi saprei ricordare quali, ma non era su tutti d'accordo. Sì. Perché lei quando è stato della norma del 27 febbraio 2008, pagina 10, parlando, lei parla a questo punto del fastidio che aveva percepito da parte degli altri componenti facendo riferimento al gruppo e a Mazzocca, e sul punto di lei persona assolutamente, Fernando Mazzocca non fu contento del fatto che io ripetavo uno strumento. La verità, nel senso che essendo l'assessore a Ramo era abbastanza inconsueto che il vicepresidente facesse emendamenti, ma era una situazione che si era prestabilita in maggioranza dei partiti politici e non voglio fare diversamente. Il fastidio c'era, ma fu manifestato anche nell'opposizione di alcuni emendamenti, tant'è vero che nella mia fotocopia c'è ancora qui, c'erano scritto quelli che venivano approvati all'unanimità e quelli a maggioranza. Quelli a maggioranza voleva dire che qualcuno votava contro. Tra questo qualcuno che votava contro c'erano sempre i consiglieri. Quei famosi ok che lei mette. Sì, questo ok significa l'approvazione avvenuta. Ci sono delle formule vicino che sono state aggiunte durante la discussione in via originale e mi fu chiesto dalla segretaria regionale del partito di controfirmare gli emendamenti pagina per pagina, come si fa con gli emendamenti ufficiali, una formula eccessiva, sembrava a me prima, dopo non mi è sembrata eccessiva e sono stati modificati. Lei poi gli amici importanti ha chiesto di poter verificare sul momento la delibera? Guardi, il Presidente andò via perché era un impegno. Quindi mi trovai nell'assoluta, inconsueta, ma abbastanza curiosa condizione di dover presiedere io la giunta che approvava il piano emendato. Per cui mi sembrò un gesto di assoluta fiducia e chiesi in particolare a Castanistro, sicuramente perché era quello che lavorava a ricomporre il testo, se il testo fosse a posto. Annuirono e io lo portai in giunta una roba di non mi ricordo quante centinaia di pagine, praticamente senza leggere. Era sera tardi e noi avevamo lavorato per ore. Era, non so, le 7 di pomeriggio, adesso non mi ricordo, 6,
quindi non disse se lo dovevo leggere scherzando e fu anche preso redarguito duramente, mi ricordo. Beh, mi pare quello di Stanislao, dal direttore della sanità o dal suo funzionario che era lì, non so se era lui, personalmente un altro, mi sono fatto, presidente, non si fida dei tecnici. Sì, no, non è che non mi fido, però mi sta delle capezze. Comunque fu approvata, dando per certo che gli emendamenti erano stati traslati nel testo. Al di là delle varie posizioni, Carmine, sicuramente insomma, c'era una bella aria in Regione Abruzzo in quel periodo. Sì, il termine del confronto era un termine del tutto politico come metodo di lavoro, perché i democratici di sinistra e Rifondazione Comunista chiedevano che nel taglio dei posti letto alle cliniche private venisse insomma, sottolineato il fatto che vi erano degli operatori che avevano effettuato dei ricoveri impropri, quindi si chiedeva una maggiore penalizzazione, quindi nel momento in cui dovevano essere per ragioni che oggi a noi abruzzesi sono ancora molto più comprensibili di allora, tagliati dei posti letto perché appunto ritenuti di grande costo per le spese del pubblico, venissero sostanzialmente penalizzate quelle situazioni che ne avevano approfittato in passato. Invece da un'altra parte della maggioranza c'era un'altra tesi che si confrontava con questa, e abbiamo visto anche si scontrava con questa, che era quella dei tagli generalizzati, il tutto ovviamente giocato sulla partita di dati e non dati, dell'arrivo o del non arrivo di dati di ispezioni e di monitoraggi su quanto realmente accettabile di queste discrasie nella gestione dei posti letto privati. Ecco perché bisogna anche dire che si era in un periodo in cui appunto le ispezioni venivano proprio riavviate in quella fase, per cui c'era anche questa guerra di cifre, guerra di dati. Abbiamo visto anche nella deposizione di Gelmini che c'era comunque una continua richiesta nei confronti della regione appunto sia di ispezioni che di controlli, ma anche di riscontri oggettivi. Di dati, di numeri, assolutamente. Per venire, come si suol dire in ambito cinematografico, al coming soon, ovvero sia i prossimi appuntamenti? Prossimi appuntamenti, ovviamente il processo prosegue anche con il controinterrogatorio di Paolini, che probabilmente sarà anche questo piuttosto interessante, che proprio in queste ore, non sappiamo se nel pomeriggio o comunque nell'udienza prevista per lunedì, proseguirà. C'è anche Angelo Orlando, l'ex presidente della Commissione Bilancio, tra i testi che dovranno essere sentiti. C'è anche Maresca, l'ex direttore generale della ASL di Chieti, anch'egli nella lista dei testimoni convocati per oggi, ma non sappiamo appunto se sarà facile completare questo esame nel pomeriggio, tra poco la ripresa del processo, e poi ci sono tanti altri testi che dovranno deporre per l'accusa. Questa mattina il presidente De Santis ha cercato anche un po' di fare il punto della situazione sui tempi di questo processo. Ecco qui la tua giusta domanda, perché è un po' quello che si chiede anche l'opinione pubblica. Insomma, c'è una tabella di marcia, si riuscirà a capire quando si potrà concludere. L'idea da parte del presidente De Santis è quella di concentrare entro, diciamo, le udienze, al massimo entro giugno, tutta l'escussione dei testi citati dall'accusa. Successivamente, già nelle poche udienze che sono ancora previste a luglio, inizierà l'esame dei testi delle varie difese. E sostanzialmente si spera entro l'autunno di chiudere la istruttoria dibattimentale, per poi arrivare, insomma, alle altre fasi processuali, che sono quelle della discussione, e successivamente della sentenza. Quindi si potrebbe ipotizzare ottimisticamente per la fine dell'anno? Non si può ipotizzare una scadenza simile al momento, è una speranza, più che una previsione attendibile. Va bene, grazie dunque a Carmine Perantuono e buon lavoro, perché ovviamente sarai di nuovo a Palazzo di Giustizia per seguire le varie fasi sempre molto interessanti di questo processo che sta caratterizzando e caratterizzerà appunto anche la politica in generale, per quel che è stato e per quel che sarà. E grazie soprattutto a voi che ci avete seguito sin qui. Arrivederci.